Aspetta un momento. Ok. Sì, dunque ricominciamo dopo questa brevissima pausa e possiamo dire che grazie a Flavio Frauzel siamo passati dal mondo classico al mondo medievale e ora direttamente arriviamo al mondo umanistico e addirittura, se ben ricordo, arriviamo forse fino agli anni 60 del XX secolo. Il prossimo intervento è di Paolo Renello, quindi dell'Università di Salerno, che è il primo non classicista in senso stretto tra coloro che sono stati invitati a parlare in questa occasione. Quindi introduco semplicemente la sua relazione che si intitola Camerlin Cocai a Totò, l'involuzione notare del latino maccheronico. Prego Giampaolo, grazie. Buongiorno, spero che vi vediate, spero che non ci siano problemi e ringrazio innanzitutto per l'invito che avete fatto. Non sono un classicista, ma partecipo volentieri anche perché mi sono già occupato di latino maccheronico. Allora, non essendoci molto tempo a disposizione, ringrazio anche Marcello Nobili a cui devo francamente questo invito. A questa interessantissima giornata. Siccome non abbiamo molto tempo e le cose da dire sono parecchio, intanto, parecchie, intanto faccio notare che ho leggermente cambiato il titolo Percorsi del latino maccheronico, anche involutivi certamente, ma mi sembrava più corretto parlare di percorsi e non semplicemente di involuzione. Non si vede più il video? Sì, professore, puoi riattivare la presentazione? Certo. Ora la vedete? Sì, benissimo. Perfetto. Allora, poiché quando si parla di latino maccheronico solitamente si pensa a un latino che finisce banalmente con terminazioni latine, generalmente us, come avremo modo di vedere in seguito, ho preferito partire da una definizione di latino maccheronico, quale quella che si trova sull'Enciclopedia Treccani. Poi vedremo la stessa definizione invece data da Folengo e misureremo così le differenze. Allora, quello che dice e che potete leggere qui l'Enciclopedia Treccani è che il latino maccheronico è un linguaggio artificiale costituito con lessico in parte volgaro, dialettale, in parte latino, ma, cosa importante, con morfologia, sintassi, metrica e prosodia latina. Le sue prime manifestazioni sono nella letteratura burlesca medievale, quindi canti goliardici, sermon joyeux, farce, ma assume fisionomia definita solo verso la fine del XV secolo in Italia e si fissa col Baldus di Teofilo Folengo, che inaugura un vero genere letterario. Bene, allora, partendo da questa definizione, subito traiamo una serie di conseguenze, cioè intanto il latino maccheronico è un linguaggio artificiale, che non è una definizione originalissima perché tutti i linguaggi, se vogliamo, sono artificiali, ma qualcuno è un po' più artificiale di altri, e non lascio perdere i linguaggi di programmazione o altre, ma il linguaggio, il latino maccheronico certamente è artificiale come tanti altri, in generale tutte le lingue, ma non è qui il luogo per fare queste disquisizioni. Però il latino maccheronico si è formato in un certo senso per agglomerazione più o meno cosciente inizialmente di lingue preesistenti in volgare o dialetto, naturalmente col latino, tutte forzate a sottostare a una struttura linguistica, appunto la sintassi, la metrica e la prosodia, più regolata e perciò più rigida, ed è proprio quella del latino. Naturalmente la struttura non era quella del latino classico e neanche il latino era più ovviamente il latino classico. La struttura viene codificata in pieno XVI secolo con norme e regole che, se furono stringenti, tenevano però conto dell'evoluzione della lingua e dell'esistenza di un volgare che ad essa si riferiva, con modalità e prosodie anche in questo caso differenti. Si trovano le norme di questo latino maccheronico proprio con Folengo, che è il primo a codificarle precisamente nella Normula de Maccheronica Syllabis e
E queste sono testi che si possono leggere attualmente nelle macaronie pubblicate dalla Einaudi. Ma quello che è interessante è che proprio lo scontro, o se si vuole la convivenza forzata tra la geometrica purezza formale, se vogliamo chiamarla così, della lingua latina e il suo contenuto invece basso e volgare, è la chiave del comico di quello che è il latino maccheronico. Andando sempre in maniera un po', come dire, logica, ne seguono una serie di corollari. Il primo e il più importante è che i creatori del latino maccheronico non furono certamente persone rozze o scrittori di poco conto o incolti contadinotti, ma veri e propri letterati, studiosi, dotti, spesso di nobile famiglia, come d'altronde era Folengo stesso, o con almeno una buona cultura latina e un'ottima padronanza della lingua volgare, del dialetto di cui erano espressione. Naturalmente anche qua buona preparazione latina va presa cum grano salis, nel senso che il latino maccheronico nasce in un'epoca in cui il latino ormai non è più la lingua ufficiale di un impero inesistente e non era ancora diventata la lingua di uno Stato, come sarà più tardi, ancora non esistente. Però la cosa importante è che il latino era rimasto in uso in tre particolari ambiti di un certo potere oltretutto, l'ambito giuridico, l'ambito ecclesiastico e naturalmente l'ambito universitario. Per l'ambito giuridico è abbastanza semplice, poiché il diritto romano ebbe una profonda influenza sull'evoluzione di tutte le successive legislazioni europee, fu praticamente stato automatico il passaggio e il mantenimento almeno linguistico di formule e istituti giuridici che erano nati proprio in quella lingua. E d'altronde, in ambito ecclesiastico, si formò una branca del diritto, che è quello canonico tuttora esistente, le cui fonti sono in massima parte esclusivamente latine. Parlando ancora di ambito ecclesiastico, dobbiamo ricordare che la lingua ufficiale dello Stato Vaticano è il latino, la cui pronuncia e struttura, se volete, non è certamente classica, perché parte, diciamo, dopo il V secolo d.C., e si chiama appunto latino ecclesiastico. Però è una lingua che ha mostrato nei secoli una flessibilità e una, come dire, capacità di adattamento darwiniano, se vogliamo dire così, che le hanno permesso di resistere fino ai nostri tempi. Voglio ricordare che nel 1992 fu stampato per conto del Vaticano il Lexicon Recentis Latinitatis, frutto di 7 anni di lavori di 14 studiosi coordinati dal latinista Karl Regge. Cos'è questo lexicon? È un vocabolario della lingua in 2 volumi nella prima edizione, in un solo volume nel 2003, nell'edizione del 2003, però rovesciato, nel senso che non si va dalla lingua latina alla lingua contemporanea, ma si va da più lingue contemporanee verso l'antico, ovvero in direzione del latino. Per intenderci, se faccio un esempio, oggi si è andata a consultare questo lessico sul sito del Vaticano, dove vi è una piccola parte ovviamente, troverete la traduzione di drink come pozzo alcolica, patatine come globuli solaniani e altre amenità di questo genere, per cui uno potrebbe addirittura costruire un discorso in un latino pseudo-maccheronico su quella che è l'attività di un barista oggi, per esempio, no? E poi veniamo invece all'ambito che più da vicino ci riguarda, cioè l'ambito universitario, che è il vero terreno di cultura del latino maccheronico, il quale latino maccheronico non è altro che una raccolta e riorganizzazione di un materiale presente sul proprio territorio, su tutto il territorio, e che raccoglie avanzi e scarti di frasi o termini o modi di dire che il latino ufficiale aveva abbandonato e lasciato come relitti sparsi sui propri ex domini linguistici. E naturalmente non riguarda solo le università italiane. Uno dei massimi scrittori sul latino maccheronico, che è Ugo Enrico Paoli, in un libretto famoso del 1959 intitolato proprio Il latino maccheronico, ricorda che molte furono le università in Europa che utilizzarono questa forma di latino, che vedremo meglio da dove deriva. In particolare possiamo pensare alla Francia, alla Germania e, udite udite, la Polonia. Certamente se si parlava in latino, in polacco, nella lingua polacca piuttosto che nella lingua tedesca,
questo non era così semplice da capire e non era neanche così comico come poteva essere invece in un latino maccheronico, virgolette, italiano o comunque nato in Italia, dove la relazione fra lingua madre e lingua derivata era molto più evidente e più stretta e quindi si coglievano immediatamente i nessi e le trasformazioni in senso parodico che questa lingua aveva subito passando attraverso il volgare. Ad ogni modo, se si parte da questa prospettiva, dal XII secolo in avanti, cosa fa questo ceto o diciamo gruppo colto, soprattutto universitario, è quello di rimettere ordine a un materiale estremamente composito ed eterogeneo e comincia lentamente a costruire un altro uso di questi rimasugli del latino, rivitalizzandoli e rileggendoli non più attraverso il senso della loro classicità, ma all'opposto, ed è quello che diventerà poi il tema del comico, nella loro anticlassicità. E cito in questo caso, qui non sono scritti, i primi prefolenghiani, cioè quelli che precedono Folengo, questo discrimine, questo limite, proprio perché Folengo rappresenta il massimo, la massima punta, la massima vetta toccata dal latino macronico, ma i prefolenghiani che possiamo come dire, individuare in una zona che sta fra l'Università di Padova, l'Università di Bologna e l'Università di Pavia, quindi in questo triangolo con questi tre vertici, e sono per esempio Tifio Dasi, Fossa Cremonese, Giorgio Aglione, e c'è anche un anonimo padovano, che però appunto è anonimo, che sono tutti autori che precedono Folengo nelle loro, virgolette, nei loro scritti maccheronici e a cui Folengo si rifarà per poi formare e plasmare il latino maccheronico, veramente detto. Questo latino passa attraverso gli spettacoli, come si diceva prima, le farce piuttosto che altre forme teatrali, i sermoni, ovvero i sermoni dei predicatori, dopo ne vedremo un esempio, e niente meno il latino goliardico, di cui forse la più nota espressione sono i Carmina Burana. Ma appunto, cosa c'era prima del latino maccheronico veramente detto? Il latino maccheronico naturalmente non è nato all'improvviso così, no? Ma si può sommariamente dire che il suo progenitore fu il Latinus Grossus. Latinus Grossus che è già un'espressione maccheronica, perché Latinus noi lo intendiamo come nome, ma nel latino è originariamente un aggettivo. Bene, questo Latinus Grossus, cioè grezzo, cioè proprio di base, era anche chiamato Küchen Latein. Prima Marcello Nobili parlava di Vulgar Latein, adesso abbiamo il Küchen Latein, che vuol dire esattamente latino di cucina. Ed è una definizione che andrà a pennello con quanto dirà, e lo vedremo fra poco, Teofilo Folengo a proposito del latino maccheronico. Küchen Latein vuol dire che era un latino senza nessuna pretesa, fatto alla buona, piuttosto rozzo e senza particolari finezze. Ma non è il Küchen Latein e il Latinus Grossus, non sono ancora un latino maccheronico, perché in realtà sono degli amalgami, non delle fusioni fra le due lingue, nel senso che ognuna mantiene una propria identità e una propria riconoscibilità. E vi faccio vedere appunto un esempio di Latinus Grossus. Questa è un brano di un sermone di un frate, di un monaco predicatore che era Gabriele da Barletta. Io ho sottolineato in rosso alcuni passi per farvi vedere appunto come funzionava questo Latinus Grossus. O quod sunt qui per uno bocconeto andaria centomia, cioè o quanti sono coloro che per un tozzo di pane, insomma un boccone pur di mangiare, andrebbero fino a 100 miglia di distanza. E qui vedete appunto quod sunt qui per uno bocconeto, fra l'altro bocconeto non è neanche Gabriele Barletta è pugliese, ma bocconeto è veneto, insomma, no? E anche andaria. Oppure sotto, ancora meglio, vi leggo proprio l'ultima frase, Jacob venditit primogenitura pro una, primogeniturum pro una scutella lentis, ad minus fuissent figadeti. Cioè,
Giacobbe ha venduto la primogenitura per una scodella di lenticchie, fossero stati almeno dei fegatelli. Qua vedete appunto una mistura fra latino e dialetto, e la cosa interessante, ripeto di nuovo, Gabriele di Barletta era pugliese, ma il dialetto che potete leggere qui, Figadeti per esempio, è un dialetto veneto, a conferma che la zona di cultura e di sviluppo del latino maccheronico fu soprattutto a nord, nella, diciamo, nella grande zona padana. Ora, prendiamo invece il latino maccheronico, prendiamolo come dire, come esempio. Una delle espressioni più famose sul latino maccheronico, detto da uno dei prefolenghiani, è che latinus maccheronicus facit tremare pilastros. Ecco, prendiamo questa espressione, che è quella che ha, come dire, analizzato anche Ugo Enrico Paoli. Perché facit tremare pilastros è maccheronico? Non è un costrutto latino, innanzitutto. Tremare non è un verbo latino, perché il verbo latino è della terza coniugazione, e qui invece tremare è della prima coniugazione, cioè ha avuto uno spostamento verso la prima coniugazione. E facit tremare, soprattutto, è un costrutto che non è per nulla latino, perché in latino si potrebbe dire fio, efficio, ut e il congiuntivo, mentre facit tremare è proprio un calco dal volgare, fa tremare. Quindi questo calco morfologico è passato in latino tale e quale e diventa l'espressione facit tremare. È una locuzione italiana o volgare dell'epoca che è diventata una locuzione latina maccheronica. E persino pilastro non è, pilastros non è latino, ovviamente, per diverse ragioni. Intanto è una neoformazione medievale derivata dal latino pila, quello sì, classico, ma poi c'è anche un'altra cosa, pilastros dovrebbe venire da pilastrum, e pilastrum notoriamente neutro, se mai fosse, non avrebbe mai avuto l'accusativo in os. E quindi anche questa trasformazione è dovuta al latino maccheronico. Se volete una versione più contemporanea, posso dire faccio tibi videre mures virides, per dire ti faccio vedere i sorci verdi. Ecco, questo è il concetto di come si può trasformare una locuzione italiana in una locuzione latino-maccheronica. Ma veniamo a lui, veniamo Teofilo Folengo. Brevissimamente vi do delle coordinate cronologiche, perché se si vuole sapere chi è Teofilo Folengo, manuali, testi, internet e quant'altro sono più che sufficienti. È mantovano, è nato nel 1491 da una famiglia ricca e gentilizia più che nobile, e nel 1509 entra nell'ordine dei Benedettini e abbandona il nome di Giacomo per quello di Teofilo. Però Teofilo non è l'unico nome con cui viene conosciuto, perché fra gli altri pseudonimi con cui firma le sue opere vi è Merlin Coccai, oppure Coccaio, che è quello che utilizzerà per firmare la sua opera più celebre, il Baldus, e Limerno, che è un anagramma di Merlino, Limerno Pitocco, per l'Orlandino. Il primo scritto in latino maccheronico, il secondo invece scritto in volgare in ottave, e muore a Cipada nel 1544. La fama di Teofilo Folengo è enorme, e devo dire anche che la prima edizione, già con la prima edizione dei Liber Macaronices, dei Libri Macaronices, che tale fu il primo titolo che diede alla sua opera, conobbe diverse ristampe, diverse stampe, e fu apprezzatissimo niente po' di meno che da Rabelais in Francia, che è, se volete, l'omologo costruttore di un certo tipo di francese nella patria francese, appunto, e che aveva ben presente l'opera di Teofilo Folengo. Pronto? Sentiamo, sentiamo. Sentiamo, sì. Mi si era bloccato semplicemente il... Allora, veniamo alla definizione di maccheronico che dà... Scusate, è partito qualcosa di... Mi si è impallato un attimo. Allora. Niente, non riesco più a tornare indietro, ma fa nulla. Veniamo alla definizione di maccheronico, scusate, provo a chiudere e a riabilitare
Si vede? Sì, adesso si vede. Effettivamente era la cosa migliore era uscire e ricominciare. Sì, adesso fare così. Vale, ci vediamo la definizione in latino maccheronico che ha lo stesso Folengo nella prima edizione del Baldus e dice ars ista poetica nuncupatur ars maccheronica a maccheronibus derivata e quindi dice che il nome deriva da questi maccheronibus che sono. Ma che è successo? È successo qualcosa? Sì, mi scusi, guarda, ecco, riattiviamolo pure, ecco qui, perfetto. Ora va bene. Allora, riproviamoci, ci riusciremo. Allora, dicevo che è derivata qui macarones sunt quodam pulmentum farina, e non certamente, cioè sono dei gnocchi fondamentalmente, ma di farina, caseo butir compaginatum, grossum rudem et rusticanum, ideo macaronices nil nisi grassedinem ruditate, mete vocabulatus debet in sé continere. Dunque, appunto, i macaronibus da cui sono derivati, i macaroni da cui deriva questa parola, sono come dei gnocchi di farina, burro e formaggio impastati fra di loro, un po' rozzi, e, come dire, alla buona, e le parole maccheroniche hanno esattamente la stessa natura di questi gnocchi. E d'altronde anche il titolo del libro, che diventerà appunto Baldus è maccheronico, perché è maccheronico? Perché è una terminazione in us, tipica della seconda declinazione latina, ma bald è un aggettivo tedesco che vuol dire eroico, ardimentoso, il nostro Baldo italiano da là deriva, e su questo ha formato il titolo del poema. È un poema eroicomico ed è avuto talmente tanto successo che conobbe addirittura 4 edizioni. La prima edizione fu in 17 libri, ma già dalla seconda Teofilo Folengo, che ci lavorerà fondamentalmente tutta la vita, tanto che la 4ª edizione uscirà addirittura postuma, lavorò già nella seconda e la ampliò fino a una dimensione che io definisco iperepica di 25 libri, con molte note a margine in cui spiegava l'origine dei termini, le scelte metriche che aveva fatto, cioè dava proprio delle guide di lettura del testo. Un'osservazione sulla prima edizione. La prima edizione ha come primo autore in mente per guida per Teofilo Folengo Virgilio. Da cosa possiamo capire questo? A parte l'inizio che adesso vedremo, ma soprattutto dalla fine, cioè l'ultimo verso del Baldus, della prima edizione, è esattamente lo stesso ultimo verso che chiude l'Eneide di Virgilio, proprio uguale, scelta, voluta e consapevole di Teofilo Folengo. Perché dico menzione iperepica? Perché la sua scelta di 25 libri non solo raddoppia, anzi più che raddoppia, il poema epico di Virgilio a cui comunque lui si è ispirato, ma addirittura doppia, in un certo senso, gli altri due poemi in 24 libri che sono un po' più indietro nel tempo e che sono appunto l'Iliade e l'Odissea di Omero. Quindi c'è una tendenza a strafare anche in senso parodico e eccessivo, ed è questa una delle caratteristiche del maccheronico, anche a livello della struttura dei testi. Ed ecco l'esordio del Baldus. Cito solo questo perché il poema è lunghissimo e non so quanto tempo mi è rimasto, ma devo ancora arrivare ai nostri tempi. Questo è l'inizio. Fantasia mis plus quam fantastica venit, historiam baldi grassis cantare camoenis, alti sonam cuius pamam nomenque gaiardum, terra tremat baratrunque metusi vicagat ad ossum. Credo che l'ultimo verso non abbia fondamentalmente bisogno di traduzione. Mi fermo solo a fare un'osservazione a livello metrico e prosodico. La prima parola, che è anche una parola chiave di tutto il poema, perché è esattamente la stessa con cui si chiuderà tutta l'avventura di Baldus, è derivata dal greco, ma nella metrica maccheronica è la parola greca ha le 3 sillabe finali brevi, la A, la I e la A sono 3 sillabe brevi. Nella versione maccheronica invece è fanta, tutte e 2 sillabe lunghe, e così pure la I di fantasia,
Perché questo? Perché essendo una parola non latina, secondo le regole metriche dello stesso Folengo, era possibile agire ad placitum dal punto di vista prosodico. E d'altronde la parola italiana fantasia permetteva proprio questa modifica metrica della stessa parola latina. E notate anche famam, che è scritto in PH anziché in F, come dovrebbe essere in latino. Adesso veniamo, facciamo un balzo proprio fino a noi, anche perché non so quanto tempo mi rimanga, ditemelo voi. Ancora veniamo. 6 minuti almeno. 6 minuti? Sì. Ah, cerco di fare in fretta. Allora, veniamo. Beh, anche 10. Ai nostri tempi. Vi faccio sentire un brano di Totò, dal Monaco di Monza, che è un film del 1963, dura pochi secondi. Assia nobis, ora pro nobis, donis rerum, ora pro nobis, Maria Denis, ora pro nobis, Sofia Lore, ora pro nobis, Anna Maria Pirangela, ora pro nobis, Principe Honorum, ora pro nobis, Ore Cultis, ora pro nobis, Culti ora pronomis, precit bardo, precit bardo, io tuttora rido, ma ve ne faccio vedere un secondo e poi passo al commento. Permette padre, mi scusi, perdonatemi padre, ho una certa fretta, siccome è stata rubata una valigia, poi guardi su è tutto padre. Permette padre, mi scusi. Perdonatemi padre, io sono certa fritta, siccome è stata rubata la valigia, poi era... Ora pro nobis, ora pro nobis. Autobus, autobus, SOS. Insomma padre, con tutto il rispetto. Giovanotto, giovanotto, non vede che sto dicendo le orazioni, questa è quella dell'uffizio, se ne vado, ripassi, non mi... Allora... Questi due brani sono tratti da due film, uno del 1963, appunto Il Monaco di Monza con Macario, e l'altro è I due marescialli con Vittorio De Sica. Che tipo di latino usa Totò in questo caso? È un latino maccheronico? Non esattamente. In entrambi i casi ci sono pochissime espressioni latine, per esempio nella scena con Macario è Macario che dice semplicemente ora pro nobis, che è l'unica cosa che rimane, mentre Totò sfrutta una serie di nomi stranieri che hanno delle terminazioni simili a quelle latine, cur diurgens, potrebbe essere un participio presente per dire, o altre cose del genere, e questa sonorità latineggiante è sufficiente, anche dato l'abito talare da monaco, insomma, che lui indossa, per dare un aspetto latineggiante alla scena. Ancora più evidente è nella seconda scena, quella dei due marescialli con Vittorio De Sica, in cui vi sono tutta una serie di espressioni. La prima, mortis tua et tu patria et tu nonno in carriola mammeam, che è chiaramente un modo di dire mescolato in italiano, ed è semplicemente in qualche modo tradotto parola per parola in latino. A cui si aggiungono invece altre tre parole che non hanno nulla di latino, linoleum, che all'epoca era un composto chimico con cui si stendevano delle pavimentazioni particolari, autobus, che ha solo quel bus che sembra un dativo o un ablativo plurale, ma in realtà è un'altra cosa, e SOS, che è detto appunto SOS, e in quel modo dà una vocalità o sonorità latineggiante. Quindi il latino di Totò non è maccheronico in senso stretto, ma sfrutta virtualmente la fonetica del latino per dare un'impressione di latino maccheronico. Certamente dopo Totò vi sono delle ulteriori... Ah sì, dimenticavo di dire che nel latino di Totò, importante, domina un contesto religioso. In entrambi i casi avete visto, domina un contesto religioso. Perché? C'è una ragione, perché nel 63 e nel 61 siamo proprio alle soglie del Concilio Ecumenico Vaticano II che abolirà proprio il latino come lingua della messa in favore dell'italiano. Ora però il latino, proprio perché era tutte le volte ascoltato in chiesa, era molto presente almeno foneticamente anche agli spettatori e a coloro che avrebbero
goduto dei film di Totò e quindi questi avrebbero meglio potuto cogliere in senso parodico, in senso comico, la scena di Totò che parlava in un finto latino. Dopo il latino non ha smesso né da un lato di essere una lingua colta né dall'altro di prestarsi al gioco delle modifiche e delle parodie. Ed esempio nel 95 esce un libello piuttosto famoso all'epoca intitolato Nutella Nutelle. Ebbe una storia, come dire, se ne parlò sui giornali, venne venduto moltissimo e Nutella Nutella comincia, era di Eugenio Cassini, era un librettino veramente piccolo pubblicato dalle edizioni Mille Lire dell'epoca e questo è il modo in cui comincia Nutella Nutella. E di nuovo mi si è bloccato, proviamo qua, non funziona, proviamo a fare la stessa cosa. Se mi date mezzo secondo, ritorniamo. Sì, va bene, senz'altro. Allora, vediamo se così funziona. Non ce n'è. Ah sì, funziona adesso. No, si ferma proprio qua, non riesco a credere che non funzioni più. Provo a vedere se ce l'ho scritto da qualche altra parte, ma altrimenti mi fermerò perché non... qua dovrebbe esserci. Ecco qua, dice, non so se leggete voi, io lo leggo su uno scritto che ho a parte, Nutella omnia divisa est in parte stress, unum Nutella in vaschetta plastica, dum Nutella in viteris bicchieribus custodita, treum Nutella sita in magno barattolo. Nutella placet omnibus pueris atque puellis, sed si troppa Nutella fagocitare, cicciones divenire, cutaneis eruptionibus sottostare, et brufolos peticellosque, supa face tua stratos formare, acque ipso facto, diarream caccarellanque subitaniam venire. Propteria quod, familiares et mamma in particulare, semper Nutella celant in impensabilis locis, ut eviteant filis bafare come soliti sunt. Ecco, io chiuderei, anche perché mi si è appunto, credo, bloccata la presentazione, e spero di essere stato nei tempi e ringrazio tutti per l'ascolto. Grazie moltissime veramente al professor Renello per questa presentazione. Devo dire, abbiamo cercato poi qui di mettere il testo assumendo il controllo del PowerPoint, può darsi che all'ultimo si sia riuscito a vedere anche il testo di Nutella Nutelle. In ogni caso, riversando la registrazione su YouTube, provvederemo anche a inserire dei link ai filmati di Totò che sono presenti in rete e dunque coloro che poi vedranno in maniera differita, diciamo, la registrazione potranno anche collegarsi in questo senso. Grazie tantissime veramente, e sempre su questa linea, diciamo così, di riscoperta di utilizzazioni veramente inedite, diciamo, del retaggio della lingua latina, veniamo all'intervento del mio caro collega Angelo Luceri, sempre dell'Università Roma 3, che si sofferma su questo tema, mai dire sponsors, latino e latinorum nella comunicazione pubblicitaria. Prego. Grazie. Quando vuoi abbiamo la presentazione. Allora, desidero... Cosa? Quando vuoi. Ah, sì, sì, abbiamo. Sì, sì, benissimo. Benissimo, eccoci qui. Allora desidero anzitutto ringraziare i colleghi che sono qui verso l'Aula Magna della Scuola di Lettere dell'Università di Roma 3 e naturalmente tutti voi che siete collegati da casa per assistere ai lavori di questa giornata mondiale della lingua latina che, come abbiamo avuto modo di constatare, penso fin qui, si è proposta l'obiettivo di riflettere sull'inestimabile valore dell'eredità che il latino ha consegnato e continua quotidianamente a consegnare alla nostra cultura. A tale proposito, oggi ho scelto di percorrere una strada distante dai miei abituali interessi di ricerca, con lo scopo di accompagnarvi in un percorso che sarà per la maggior parte visuale, quindi mi scuso con quanti, forse gli oltre 300, non riescono a vedere il PowerPoint,
ma come ha sottolineato la dottoressa Levati, insomma, nella registrazione sarà possibile chiaramente vederlo. Quindi un percorso che è volto a dare conto della vitalità e della pervasività, spesso misconosciute, della lingua latina. In quest'ottica, e spero di questo mi perdonerete, io ho sposato volutamente la linea dell'ironia, richiamandomi fin dal titolo, mai dire sponsors, a una serie di trasmissioni satiriche di successo per alludere alla vexata questio del trattamento morfologico di alcuni termini che sono giunti in italiano dal latino per tramite di altre lingue, in particolare l'inglese. La mia riflessione nasce infatti dall'impiego della parola sponsor, un termine derivato dal latino spondere, promettere, impegnarsi, e indicante appunto chiunque si impegni a essere garante o mallevatore di qualcuno o di qualcosa. Sponsor è uno di quei forestierismi ormai acclimatati in italiano che, come tale, ce lo suggerisce l'Accademia della Crusca, andrebbe mantenuto invariato al plurale, piuttosto che declinato in sponsores o appunto in sponsors. Forme la cui legittimità, va detto, è comunque più accettabile rispetto a quella di imbarazzanti pronunce che abbiamo sentito in questi tempi e che rivelano una totale perdita di coscienza dell'origine latina del verbum, quali virus per virus, sine die per sine die, o ancora errata corrige per errata corrige. Di certo nel passaggio dal latino all'inglese e di qui in italiano il termine sponsor ha subito uno slittamento semantico, giungendo a indicare, come sapete, chi sostiene finanziariamente una qualsiasi manifestazione o iniziativa allo scopo di aumentare la notorietà della propria attività o persona. Dunque, al fine di comprendere le modalità attraverso attraverso le quali una tale operazione si compie, mi sono allora concesso un'incursione nel mondo del marketing, provando ad aggiornare un volume molto bello, curato nel 2010 da Francesco De Martino, con l'eloquente titolo di Antichità e Pubblicità, il cui ricco catalogo di testimonianze mostra come il latino e più in generale, allarghiamo il discorso, la tradizione classica, forniscono alla reclam un repertorio enorme di temi, di forme e di miti, che consente altresì alla lingua antica di sfruttare a sua volta la pubblicità quale inaspettato veicolo di trasmissione e per certi versi di sopravvivenza. Nel messaggio pubblicitario il latino di fatto è avvertito come una lingua nobile che conferisce all'oggetto reclamizzato una sorta di aristocratica autorevolezza, secondo l'anonimo principio per cui quid quid latine dictum sit altum videtur. Insomma, il latino, proprio perché distante dal quotidiano, risulta adatto a effondere un'area di naturale prestigio a quello che viene sponsorizzato. È per questo motivo che l'utilizzo del latino trova un immediato riscontro nei due principali settori del marketing, il naming e il branding, destinati rispettivamente alla ideazione del nome di un prodotto o di un'azienda e alla creazione dell'immagine, il logo cioè, che a esso si accompagna. Una cursoria ricognizione sulla pubblicità dei primi anni del XX secolo, come vedete, consente di scoprire che il rapporto tra il latino e quella che non a torto è stata definita come l'undicesima musa è molto antico e risale sostanzialmente alla nascita del cosiddetto advertising, termine inglese derivato dal verbo to advertise, segnalare, rendere noto, che a sua volta proviene dal latino advertere, cioè volgersi o rivolgersi a qualcosa e dunque in senso figurato rivolgere la propria attenzione verso qualcosa. Tra i tanti nomi dei prodotti dell'epoca reclamizzati in latino, li vedete, non mi ci soffermo perché le testimonianze sono tantissime, in queste primissime campagne pubblicitarie di inizio Novecento si distingue ad esempio quello della fotocamera Neil Melior, che era commercializzata intorno al 1914 da una compagnia parigina specializzata in strumenti ottici di precisione. Ecco, l'advertising riproduce un solecismo determinato dall'accostamento tra il pronome definito neutro, indefinito neutro nil naturalmente, e l'aggettivo al grado comparativo maschile o femminile melior. Si tratta di un tipo di errore, lo dico tra virgolette, in ambito pubblicitario che non deve sorprenderci, poiché le regole cui il testo pubblicitario obbedisce osservano la grammatica soltanto in seconda istanza, rivolte come sono in primis all'efficacia e alla rapidità della comunicazione.
Allo sviluppo di queste strategie concorre sicuramente l'impiego del latino, che si esplica solitamente su due livelli. Il primo, lo abbiamo detto, si riferisce al naming o al branding, processi per i quali nomi e loghi di aziende si rifanno tu cura a sostantivi, aggettivi, avverbi, proposizioni, eccetera, latini, che richiamano per associazione, spesso anche solo fonica, la qualità di quanto reclamizzato. Talora la parola latina, che è scelta allo scopo, è un acronimo, un vocabolo, cioè formato da due o più lettere iniziali di altre parole. Il verbum di nuova coniazione può essere di senso compiuto oppure no, indipendentemente dal fatto che siano in latino le parole dalle cui iniziali esso trae origine. Faccio un esempio concreto, una casa di abbigliamento giapponese, l'ASICS, non è nient'altro che un nome derivato da un acronimo, anima sana in corpo sano, che fa il verso, diremmo, a un famoso esametro di Giovenale 10.356, oram destut sit mens sana in corpo sano. O ancora, tornando in ambiente sportivo, la SPAL, che magari conosciamo, la squadra di Ferrara, è la società polisportiva Arts et Lab, una missione dei due, delle due lingue. Non si sente, cazzo. Che succede? Mi sentite? Sì, penso di sì. Allora, in questo continuo dialogo tra la lingua antica e moderna, bisogna guardarsi, come avviene nel processo di traduzione, dai cosiddetti falsi amici. Questo lo dico soprattutto agli studenti. Nome, cioè, che per assonanza o magari attraverso la semplice inserzione di desinenze caratterizzanti, quelle in isse, in usse, in bus del latino, lo abbiamo visto nell'esempio di Totò citato dal professor Anello, creano parole che sono latine soltanto all'apparenza. Alla categoria dei falsi latinismi appartengono anche tutte quelle forme che sono identiche in latino e nelle lingue romanze che da esse derivano. Faccio un esempio, diva, è valido sia in italiano che in latino, quindi non può essere considerato nell'uso del latino pubblicitario. E ci sono anche parole che realmente attestate in latino sono sorte invece per combinazione del tutto casuale. Penso al nome dei mattoncini Lego, che tutti conoscete, ai quali sembrerebbe ben adattarsi il verbo che nella lingua di Cicerone significa metto insieme, collego, ma che nell'impiego pubblicitario nasce dalla fusione di due parole in danese, leg godt, che, suggerite dal fondatore Christiansen nel 1934, hanno il significato letterale di gioca bene. Molto spesso, invece, il nome di un prodotto deriva da proverbi sopravvissuti nell'immaginario collettivo grazie alla caratteristica brevitas che ne consente una facile memorizzazione. Quando sentenze del genere, che siano anonime o d'autore, vengono utilizzate come testo del messaggio pubblicitario, siamo già in quello che abbiamo chiamato uso di secondo livello. In tali occasioni il contesto della locuzione è generalmente distorto e l'impressione che se ne ricava è quello di un latino adoperato a sproposito, che può essere il cosiddetto latinorum, impiegato con il paradossale fine di non essere più compreso nel suo significato primigenio da colui che risulta il destinatario del messaggio. L'elemento distorcente, e lo vedremo, è rappresentato il più delle volte dall'ironia, capace di generare un particolare pasticcio linguistico che nel 1970 Marcello Marchesi, un raffinato autore di testi televisivi e teatrali, aveva icasticamente definito neon latino, riferendosi cioè a una lingua destinata alle insegne al neon che erano proprie dei negozi di quell'epoca. In un libricino di quell'anno, sempre del 70, intitolato Sancta Publicitas, l'umorista aveva esemplificato attraverso un centinaio di spiritose sentenze la possibilità di adattare alcune frasi latine opportunamente alterate a fatti e persone di tutti i giorni, nonché appunto al confezionamento di un efficace messaggio pubblicitario. Un esempio su tutti, in riferimento a un amaro ancora oggi ben conosciuto, l'aforisma, che trae origine da un paradigma, di Fero Fers et Uli Latum Fernet. Quindi freddure del genere, Marchesi era un genio, sono state trasformate in slogan di successo da quanti, seguendo l'esempio di questo importante protagonista del Carosello, hanno decontestualizzato o deformato il latino attraverso divertenti calembure. Quei giochi di parole, cioè, fondati su omofonia, polisemia o omonimia di alcuni vocaboli. In questo modo, frasi di oratori, storici o poeti latini
hanno creato una curiosa ibridazione tra latino e lingue moderne. Per chi conosce la lingua madre, decifrare il codice sul quale il messaggio pubblicitario si fonda si rivela un esercizio tanto più divertente quanto più velata è l'allusione alla fonte, specie laddove l'equivoco passaggio dalla lingua antica alla moderna e viceversa può dare luogo a esiti involontariamente comici. Allora, in tal senso, solo i latinisti, o diciamo chi ha pratica col latino, avrà chiaro il pessimo naming, potremmo dire, di un'automobile come la Kia Carens, in cui quel participio Carens, car, gioca con il nome car e con la desinenza del participio, ma ci restituisce una parola che significa che la macchina è in qualche modo mancante, manchevole. O ancora dei biscotti della Lou, una nota industria dolciaria francese, che sulla scatola recano il titolo, diciamo il nome del prodotto, Vita Bis. Per ragioni di spazio le due frasi sono complesse e quindi avremo il Vitabis, che non è proprio un nome invitante per un qualcosa da mangiare. Gli esempi che considereremo ora, quindi questa era la parte teorica, adesso dovrò un po' correre perché sono veramente molteplici e sono soltanto una parte della miriade di cose che ho trovato, rimandano a tutti i settori del mercato, a eccezione di quello vinicolo, che meriterebbe un capitolo a parte per la miriade di acronimi, motti ed espressioni latine che, come in altri divani dell'industria, offrono alla mamma mia, stavolta un ruolo di assoluto rilievo. Non raro, infine, è il caso per cui l'origine di alcuni storici brands di successo si perda nella leggenda metropolitana, dando vita ad aneddoti bizzarri e per certi versi sorprendenti. Allora partiamo da uno dei casi più celebri, quello dell'industria dell'automobile, al cui interno troviamo marchi che da oltre 120 anni accompagnano la quotidianità di milioni e milioni di persone nel mondo. Qui procedo a braccio, proprio indicandovi quello che, diciamo, i fortunati riescono a vedere nelle didascalie. La prima, più nota, il logo della Fiat, no? Le cui origini risalgono addirittura all'11 luglio 1899. In questa storica riunione, in questa sorta di CDA, no? Il Cesare Goriagatti propose di utilizzare l'acronimo Fiat, Fabbrica Italiana Automobili Torino, aggiungendo la T di Torino all'originale FIA, che avrebbe dovuto essere, diciamo, il logo di origine, proprio per avere una connotazione in latino che si ricollegasse a quel Fiat Lux, no? Il verbo biblico che tanto avrebbe portato evidentemente fortuna all'azienda. E di questo legame lo abbiamo già nelle prime targhette, quella che vedete, dove il logo, diciamo la scritta Fiat, si accompagna a un sole nascente. Poi, insomma, era stato accusato di sapere troppo d'incenso questo marchio, ma diciamo i creatori andarono avanti. Qualcosa di simile coinvolge un altro logo famoso, quello dell'Audi, che trovate immediatamente a fianco, che naturalmente è l'imperativo latino del verbo audire e che deriva dalla commutazione, diciamo, dalla traduzione in latino dell'ingegnere che era proprietario dell'azienda, August Horsch, che si trovò a utilizzarlo perché era stato estromesso da un'altra azienda che portava paradossalmente il suo nome, quindi, diciamo, fu consigliato di cambiare il nome dell'azienda in latino. I quattro cerchi concentrici sono le quattro aziende che formano il consorzio, diremmo, finale della, diciamo, dell'Auto Union, che è ancora naturalmente attivo. Il logo della Volvo e il nome stesso, azienda nata in Svezia nel 1927, ha una storia anch'essa particolare, un nome che era stato in qualche modo abbandonato all'inizio perché era destinato a pubblicizzare dei cuscinetti a sfera. Volvo in latino, come sapete, è un verbo che indica movimento, dinamicità, e quindi fu scelto per adattarsi perfettamente alla produzione delle autovetture. Quel simbolo che vedete è il simbolo chimico del ferro, no, che rappresentava la solidità di queste straordinarie automobili. Andiamo in Italia, torniamo in Italia alla Lancia, no, fondata da Vincenzo Lancia, una di quelle ditte, aziende che portano il nome del loro fondatore. E Lancia ebbe, diciamo, un'intuizione nel momento in cui, lanciando il suo primo modello con, diciamo, un nome un po' difficile, IPBH 34 eccetera, la ribattezzò Alfa,
Quest'idea di dare il nome in realtà, no, di una lettera greca fu poi ripresa successivamente con, diciamo, l'aggiunta di altri modelli che andavano a prendere il nome delle lettere greche. Il latino che cosa c'entra? Il latino caratterizzò la produzione di questo marchio negli anni 30, no, in qualche modo per venire incontro anche ad alcune esigenze di regime, e i modelli di queste macchine ci rimandano a luoghi della bonifica, Aprilia, Ardea, Artena, l'Astura, che è una, no, dedicata alla torre Astura che ci troviamo in provincia di, nei pressi di Anzio, l'Augusta, che prendeva il nome dall'antica denominazione romana di Torino, Augusta Taurinorum, e così via con le vie consolari. Quindi abbiamo modelli come l'Appia, l'Aurelia, la Flaminia, la Flavia e così via. E successivamente si scelse di dare nomi greci, ma soltanto di 5.000 lettere, Thema, Libra, Dedra, e quest'ultimo nome creò qualche problema sul mercato inglese, perché Dedra, la pronuncia, ricordava il Dead Rat, cioè un topo morto, che non era proprio un qualcosa di bello da presentare. Appunto. Poi abbiamo ancora, tra i loghi che vediamo i protagonisti, la Dacia, un luogo relativamente recente, siamo nel 1966. Questo nome è scelto perché l'azienda è un'azienda i cui capitali sono in gran parte rumeni, e naturalmente Dacia è il nome della omonima regione costituita come provincia da Traiano nel 106 d.C. Ancora rimanda al versante latino Lotus, il nome della casa automobilistica britannica fondata nel 52 da Anthony Colin Bruce Chapman, le cui iniziali in forma di monogramma voi vedete nel logo. Lotus è un nome conservato nel mistero, no? Forse si diceva che Chapman l'avesse scelto perché il loto è qualcosa, no, che fa dimenticare le altre case automobilistiche, e in realtà qualcuno ha pensato che fosse anche il soprannome della moglie. Infine l'Alfa Romeo, la aggiungo per un omaggio del luogo in cui siamo, no? Questo era l'antico autosalone dell'Alfa Romeo, la nostra sede qui di Roma 3, e si lega all'ambiente classico. Semplicemente Alfa naturalmente è un acronimo, cioè era l'azienda, l'anonima lombarda fabbrica automobili, che prese il nome di Romeo quando questo grande ingegnere Nicola Romeo la rilevò, e scelse però di mantenere il simbolo del biscione visconteo, no, che caratterizza la città di Milano. Tra l'altro l'Alfa Romeo fu produttrice anche di motori per aeromobili, e produsse un motore aeronautico dal nome latino Lynx, che è quello della Lynx. Infine, Nunc est bibendum, lo vedete qui, no? Questo richiamo così importante alla Ode Oraziana 1.37, che dà il nome a quello che in Italia siamo abituati a chiamare omino Michelin, ma che in realtà nasce proprio dall'utilizzo latino di questa locuzione, che insomma, attraverso un percorso un po' leggendario, il fondatore Michelin avrebbe in qualche modo voluto richiamare dicendo che lo pneumatico da poco inventato si beve l'ostacolo, e quindi Nunc est bibendum dal primo manifesto fu un nome che si propagò nella successiva campagna. Altri nomi legati naturalmente all'industria automobilistica: la Simplex è un nome usato per antifasi, perché la Simplex era tutt'altro che una macchina semplice, ma era una macchina di gran lusso, sempre della Mercedes. Dux, naturalmente, al di là di quello che era, in realtà è il nome di una fabbrica di automobili di Lipsia, che fu attiva tra il 1909 e il 1926. Un esempio moderno, Fulmen, per una batteria, nome quanto mai adeguato per una scarica elettrica, un carburatore che è destinato a fare la storia degli anni 30, Menin, no? Mi ricordo. Infine due loghi abbastanza moderni, uno in realtà l'Ilva è parecchio antico, diciamo, non c'entra con il mercato dell'automobile, ma c'entra con la produzione dell'acciaio. L'Ilva naturalmente è il nome latino dell'isola d'Elba, dove anticamente c'erano le miniere di ferro. E infine il logo più moderno nelle case automobilistiche, la Stellantis, che ha suscitato qualche perplessità, perché si tratta di un genitivo in realtà del verbo stello, no, latino, che è una formula che ritroviamo proprio Stellantis al genitivo in Virgilio, Stellantis Olimpi, Stellantis Celi, Stellantis, diciamo, è il cielo stellato nutrito di stelle, e quindi un nome che si richiama a questa ancora, diciamo, latina.
La finanza è importante, qui abbiamo moltissimi loghi che utilizzano il latino per la sua autorevolezza. Veni vida visa, veni vidi visa, basta quello per ricordare che la carta visa fa riferimento a quella sorta, no, di passaporto, carta visa chiamata appunto in latino, con la carta scritta con l'H, che permetteva a un individuo straniero di entrare in qualsiasi paese, quindi è una sorta di lascia passare. Cirrus, ovviamente il logo legato, diciamo, alla, a questo stesso circuito. BCC, la banca di credito cooperativo, che al di là del gioco di parole ex parte creditoris utilizzato in una campagna degli anni scorsi, utilizza nel logo un simbolo celebre che è il nodo appunto di Salomone per indicare, no, la, la stretta comunione che c'è tra le varie banche che rappresentano questo consorzio. Tra tutti questi luoghi voglio commentare secondo me uno dei più geniali, che è quello dell'UBI Banca, dove l'unione, no, dell'unione delle banche italiane, nel logo è esplicitato il concetto stesso dell'azienda, cioè che un consorzio di banche è sicuramente maggiore rispetto a una banca. E allora, se voi votate il logo, questo è un logo visuale, diciamo, dove si combinano le due frasi, UBI Maior Minor Banca, no? Quindi non è così chiaro a un primo impatto. E poi vedete naturalmente altri nomi che rimandano al contesto latino. L'industria alimentare, qui potremmo stare ore e ore naturalmente a parlare, ma io vi dico soltanto due nomi: l'algida, che l'abbiamo tutti i giorni presente, no? Cosa sono algida in latino? Sono le cose, è un neutro plurale, le cose gelate, quindi i gelati, un nome che nella sua semplicità si può rivelare geniale. Ma possiamo continuare: Magnificat, Vitalis, Edam per un formaggio, no? Il verbo edere in latino, un solecismo, frigor, no? Da non, un errore da non fare per gli studenti in grammatica, sappiamo che frigus, frigoris è la parola. Andiamo più dietro nel tempo, sapis, no? Ci rimanda a un sapore marsaliano questo estratto di carne. L'ergo spalma negli anni 70, no? Si pubblicizzava proprio attraverso Asterix e i suoi giochi con i romani. Ancora dal campo, diciamo, dell'alimentare passiamo alle birre, abbiamo tutti sotto gli occhi Ceres, no? La divinità del grano, ma è interessante fra i vari esempi che si possono proporre qui l'utilizzo di lupulus con l'immagine di un lupo per indicare, diciamo, la birra che è a base di lupolo. E questa associazione tra il lupo e il lupulus è in realtà un'associazione antica, la troviamo già in Plinio il Vecchio, che ritiene che questa pianta, no, sia aggressiva come un lupo perché soffoca tutte le altre. L'extra omnes, una birra artigianale, extra omnes si è decontestualizzato l'invito che il camerlengo fa a uscire, no, dal conclave tutti gli estranei, rappresentata con il cane, diciamo, che troviamo in Pompei. Vado avanti velocemente, anche i liquori ci lasciano tantissimi ricordi e tracce di latino. Ho segnalato l'aurum, nome nobile perché è stato dato da Gabriele D'Annunzio nel 1000, intorno agli anni 20. No? D'Annunzio è uno dei grandi pubblicisti, ha inventato tanti neologismi e tanti nomi, la Rinascente, Saiva, che è un acronimo, e così via, si devono a lui. Il famoso Cinara, no, che imperversava e tuttora imperversa con l'immagine del grande Calindri, allude alla Cinara scumulus, che è appunto il nome scientifico del carciofo. Jägermeister sembra legato in qualche modo al latino, perché in quel cervo che vedete sulla croce c'è l'epifania di Dio a Sant'Eustachio, c'è tutta una leggenda legata dietro. L'unicum, no? L'espressione che diciamo il re d'Austria esclamò quando assaggiò per la prima volta questo liquore, das ist ein Unicum, eccetera. Acque minerali, procedo velocemente, fanno chiaramente riferimento alle varie fonti che hanno per nome ovviamente l'origine latina. Vi segnalo SPA, che è un acronimo, anche questo derivato dal latino, Salus per Aquam, che poi ha dato il nome a tutte le sorgenti naturalmente, diciamo, minerali. Leggeria, no? Una fonte ben nota nei romani, l'acqua santa di Roma, ribattezzata così perché nel 1700 si credeva che avesse anche poteri taumaturgici, e che fa riferimento a Leggeria, la ninfa amata da Numa Pompilio. Vado avanti con la tecnologia, anche qui Ignis, Rex, che sono nomi storici dei marchi italiani, Acer, un'azienda di computer, no? Verbatim, dall'idea dello scrivere parola per parola quello che fa appunto un CD, un masterizzatore, un CD che viene usato per scrivere, per tenere i dati.
Festina, Festina lente era il motto di Manuccio, quale miglior nome per misurare il tempo? Infine Nero, Burning Rob, che è un divertente gioco di parole, no? I CD vengono bruciati in qualche modo dal programma, dal masterizzatore, e quello che brucia Rom, cioè i CD, ovvero Roma, non può che chiamarsi con il nome dell'imperatore. Bellissimo. Nero. Cosa? Sì, comunque però... Ovviamente il gioco si rimanda poi anche... Roma, no? È il nome di Roma in tedesco, certo, certamente. Moda, andiamo velocemente, ASIC se lo abbiamo già denominato, ma partiamo da, insomma, da anni più antichi, questo Servus, il gatto con gli stivali che serve colui che utilizza qualcosa, una linea di costumi Priape, no? Che in qualche modo ci riporta a un contesto lascivo. Andiamo, l'industria farmaceutica fa impazzire, davvero ci sono nomi che fanno ridere, perché al di là di cose interessanti, Juvamine, Semel, Ubi Maior, eccetera, no? Ce n'è uno, questo non è il latino italiano, ma Sustanon, se lo leggiamo separato, Sustanon per un ricostituente già il nome fa capire un qualcosa. E in nomi latini c'è questo Sedopuer, un sedativo per ragazzi, che insomma deve essere qualcosa che non dovremmo utilizzare mai, questo Sedopuer è una cosa curiosa. Il cachet Fiat, no? Anche Totò lo aveva reclamizzato in un film, Sangue e Arena, che si giova un po' del nome anche di Fiat, Flector, una delle, diciamo, medicinali in uso, e sottolineo qui questo Atu, naturalmente nota marca di, diciamo, anticoncezionali, che deriva il nome da un acronimo, Abemus Tutorem, che sarebbe stato addirittura consigliato, secondo la leggenda, da un arcivescovo, no, al quale era stato sottoposto con qualche timore il progetto. Vado avanti, ancora veloce, prodotti per l'igiene, il famoso Vim, l'energia del pulito, ma anche Mirror, no? Qualcosa che è un verbo come ammirare, Benefit per uno spazio, un dentifricio e così via, li vedete. La cosmesi ha origini antiche, la bellezza, si pensava addirittura che, no, i pubblicitari avevano fatto risalire all'antico Egitto la formula di palmolive o la bellezza di alcuni cosmetici legandoli a Pompei. Ma posso continuare, la Nivea, prodotto famoso, candida come la neve, il labello che è un lucida labbra e quindi si rifà alla parola labellum latino, vademecum e così via, Lux che era il sapone delle stelle come si diceva. La cosmesi ci dà cose anche interessanti, Radior, perché negli anni 30 purtroppo si credeva che la radioattività fosse un principio utile, no? Poi ci sono, ovviamente si è scoperto il contrario, sì. Utilizzava anche una saponetta, crema radioattiva che uccideva il tempo, in realtà probabilmente uccideva tutto meno che il tempo. Il tabacco anche ci offre, mi sto avviando a concludere, il tabacco anche offre elementi divertenti, Prio, un vecchio, diciamo, un antico sigaro, il nome che abbiamo messo nella locandina, Sisero, che è il nome di un sigaro che viene scelto per l'assonanza con il Sigars, va bene, quindi che abbiamo, e MS, che tutti conosciamo come sigarette ufficiali del monopolio di Stato, in realtà è un acronimo latino, è la Messis Summa, il miglior raccolto che è stato utilizzato per questa forma di tabacco. E infine un falso amico, Seneca, che è una marca di sigarette, però attenzione, non è il nostro Seneca che tutti vorremmo magari rappresentato, ma è una tribù, diciamo, indiana originaria del Canada. Ancora, le ultime parole famose l'ho intitolato perché alla fine non mi sono tenuto, cioè le citazioni. Hic sunt leones diventa una, diciamo, una frase per sponsorizzare una rassegna cinematografica dei leoni di Venezia, no? L'uso dei leoni con una duplicità di valore. L'odi et amo Catulliano diventa pubblicità per uno spazio di un ascolto psicologico. Ubi Roma, Ubi Radio Roma Gaudiens, no? Diciamo, gioca con l'Ubi Societas e Ubi Ius di natura giuridica. Vado avanti, tra queste ultime parole famose, ultime in realtà non sono, Veni Vidi Vici di Cesare, che viene declinato in tutti i modi più divertenti possibili. Veni Vidi Volu, Veni Vidi Vidi, Vino, Veni Vidi Cicli, Veni Vidi Wiki, Veni Vidi Vale, per i successi di Valentino Rossi, sponsorizzata campagna dal Corriere dello Sport, Veni Vidi Venerdì, una liquidazione totale di un'ottica viene chiamata con Veni e Vedi, il Vici scompare, Veni Vidi Vicoli per delle sagre locali e così via, il Veni Vidi Vegè, Veni Vidi Vizi, Veni Vidi Bici e la più geniale di tutti, secondo me, un'azienda di sanitaria, Veni Vidi VC, andrebbe letto così, e che veramente merita, penso, un plauso la genialità di certi pubblicitari. Questa è recente, insomma, l'ho trovata da poco.
Vado avanti, sono pazzi questi romani, e cito una traduzione che fece proprio Marcello Marchesi dell'Asterix latino. Non esisteva questa frase nella versione originaria in francese, quindi è un acronimo sciolto in questa maniera divertente da Marchesi. Dulcis in punto, carpe venum, sono allusioni naturalmente, no? A formule più note, il carpe diem ovationum e questa dulcis in fundo, che è una frase in realtà che non è nemmeno poi tanto latino. Vado avanti, Abemus sugo, il Ponzio Pelato, l'Antonno e Cleopasta, per una anche divertente pubblicità dalla S lunga, ma non sono finite, c'è l'uovo vitruviano anziché l'uomo. L'est motus in rebus è organizzato dal comune di Firenze, oltre che l'est modus in rebus ovaziato, per sponsorizzare la Modiu, la modus la chiamiamo noi, che è l'automobile francese. Il desiderare Sorento, che diventa humanum est della Kia, qui ci ha colto, e queste di ultima generazione, no, una azienda immobiliare che ha parlato di De Rerum Visura, di Rogito Ergo Sum, di anno condomini 2021. Concludo con, mi sono anche io permesso un caleburro, con questo in festis signis, se no voglio giocare anche io un po' con il latino e la battuta non la spiego, le insegne che noi troviamo davanti a tutti i giorni. Qui invito chiunque poi le noti, no, in qualche modo a farmelo sapere, perché questo database si può arricchire all'infinito. Lutinam caffè, il caffè forse dei desideri, semel hic de gustare pane, nuge per dei gioielli, questo hic manducatur, no? In un locale che si trova, che ho capito una foto di una collega, che, e quindi io diciamo in qualche modo tendo sempre le orecchie di fronte a queste cose, a San Giovanni. Infine questa Bemus Papam, Bemus Pizza, Pizium, Bibens, che è un chiosco qui vicino a Roma 3, il De Viris e i Boni Vini per, diciamo, locali, attività che vendono, diciamo, abiti da uomo, e infine due cose geniali, il Dovim, do la salute, do la forza per un laboratorio di analisi, e questo Scarpe Diem, cogli l'ottimo, no, che imperversa su internet, non so nemmeno se sia un fake o sia vero, ma tendo a credere che sia effettivamente un negozio vero. Con questo concludo dicendovi che cosa? Ovviamente spero che abbiate apprezzato anche la formula ironica con la quale mi sono approcciato a questa materia, nella speranza che i casi presentati siano riusciti a stimolare un po' la riflessione di quanti, conoscendo il latino a più livelli, quindi dallo studente del quarto ginnasio fino ai colleghi universitari, possono apparire in qualche modo ricettori colti dei messaggi pubblicitari. Messaggi pubblicitari che talvolta sono anche molto sottili e che mostrano che chi opera in questo settore, in fin dei conti, si identifica con la comunicazione del sapere umanistico e attraverso il sapere umanistico. E in questo vi ringrazio. Grazie. Bene, qui c'è, devo dire che anche seguendo la chat, stiamo verificando che è una risposta straordinaria anche da parte dei docenti che vedono in questa lezione del professor Luceri, che adesso mi impegnerò a dargli il pilotto per costringerlo a pubblicare almeno in parte questo materiale. Ma adesso continuiamo e anche forse ancora procediamo oltre con la professoressa Tiziana Privitera della Università di Roma Tor Vergata, che ci parlerà su il latino di Montalbano. Vogliamo stupirvi, insomma. Non so il... Sì, come si fa, Angelo? Qui? Ah, il PowerPoint c'era qui? Sì. È sul desktop, quello è il tuo? Quindi, aspetta che lo apro. Aspetta, però... Sì. Allora, vai in modalità presentazione, aspetta che c'è il mouse, sì. Un po'. Dove sta il mouse, non lo vedo. Eccolo. Ah, eccolo là, sì, sto cercando, no, guarda, da questo. Sì, ah, esatto. Da questo. Oh, adesso è sufficiente. Ora basta con lei. Certo. Allora, buongiorno, due secondi proprio per i ringraziamenti alla delegazione romana, e vedo qui l'amica e professoressa Maria Grazia Iodice che saluta affettuosamente, un ringraziamento al professor De Nonno per l'ospitalità che è sempre molto gradita qui a Roma 3 e naturalmente a Marcello Nobili per il suo infaticabile impegno e per avermi invitata. Dunque,
Questo intervento in realtà rientra nella ricezione del latino e vuole prendere in esame alcune locuzioni latine che Camilleri inserisce nell'eloquio già debitamente acculturato del suo personaggio principale, Salvo Montalbano. Dunque, in realtà tutti sanno, tutti quelli che conoscono e amano questo personaggio, sanno che Salvo Montalbano è un personaggio appunto particolarmente colto, che diciamo spesso si serve della propria cultura solida anche per risolvere le indagini e casi particolarmente complicati. E in questo caso appunto prenderemo in esame alcuni formulari che vanno appunto dall'uso familiare a usi invece più tecnici del latino. In realtà il primo romanzo in cui compaiono locuzioni latine, appunto nell'eloquio di Salvo Montalbano, è Nella danza del gabbiano del 2009. In realtà dunque si tratta di una vicenda complessa di collusione tra potere politico e mafia, complicata dal rapimento e ferimento dell'amico e collaboratore Fazio. E per la prima volta appunto Montalbano incastona incidentalmente brevi locuzioni in discorsi o in intime riflessioni. E le occorrenze in questo romanzo sono complessivamente quattro. In questo primo caso, che vi ho riportato, spero che lo vediate, prende in esame, dunque questo appunto preso in esame, è inserito appunto in una riflessione solitaria che nel protagonista di solito anticipa le grandi decisioni. Montalbano è appena entrato in possesso di una lettera importantissima, a lui indirizzata da un malvivente coinvolto nell'inchiesta prima di essere ucciso, un tal Manzella, il quale, presentendo appunto la fine imminente, rivela al commissario una serie di informazioni scottanti che riguardano un noto mafioso locale, Franco Sinagra, che controlla un traffico di armi e che oltretutto è anche in contatto con un onorevole. Insomma, un caso ben familiare di collusione, insomma, di contatto tra potere politico e mafia. Tuttavia Montalbano è entrato in possesso di questa lettera in maniera impropria e rituale, come spesso appunto gli accade, trascurando i passaggi ufficiali e agendo per proprio conto, ai limiti della legalità. E il monologo riguarda appunto la condotta da tenere e soprattutto la maniera in cui deve informare il suo vice Ninì Augello e cercare di convincerlo a collaborare con lui appunto nell'inchiesta. E qui vi ho riportato il passo e alla fine dice, adesso traduco un po' da questa diciamo lingua speciale su cui forse avremo modo di dire qualcosa, ma le decisioni non potevano essere che due: o infilarcisi dentro fino al collo e rischiare di rimanere sconfitti sotto i provvedimenti disciplinari, alle polemiche e richiami, oppure tirarsene fuori e restare fini a tagliare, quindi stare lì a guardare come se la sbrogliavano gli altri. E qui tertium non datur, la prima diciamo espressione. Ovviamente questa espressione di origine filosofica rinvia al noto principio aristotelico di non contraddizione, secondo cui una proposizione deve essere vera o falsa senza ulteriori possibilità. La formula però sembra affiorare con ovvietà nella coscienza linguistica del commissario e sancire, anche grazie all'asciutta essenzialità tipica della lingua latina, le sue solitarie meditazioni. In realtà le remore di Montalbano si rivelano fondate, le reazioni di Ninì Augello è comprensibilmente irritata e appunto prevedendo i rischi dell'azione, dell'indagine, tenta ragionevolmente di far desistere l'amico Montalbano.
A questo punto Montalbano pronuncia l'altra espressione, una battuta appunto amaramente rassegnata, insomma Pilato docet, disse amaro Montalbano, che chiama in causa una delle figure destinate a incarnare la topica più corriva della pavidità e del supino allineamento al potere, che spesso appunto ne consegue. Immediata la replica stizzita e impertinente di Mimì: quando ti metti a parlare in latino mi fa girare i cabasissi, e dove in realtà emerge non tanto un'avversione nei confronti del latino tu pur, ma piuttosto verso la superiorità culturale e forse anche, diciamo così, di tipo etico e professionale dell'amico, evidenziata anche dal ricorso al fraseggio latino. Il terzo caso è invece un po' più ricercato dei precedenti, è il momento in cui Montalbano ha un incontro con un personaggio chiave dell'indagine, una certa Angela, già fidanzata con uno degli uomini di Sinagra, rimasto ucciso all'inizio del romanzo durante il rapimento e il ferimento dell'ispettore Fazio, diventata in seguito collaboratrice di Montalbano dopo che questi appunto l'ha facilmente smascherata. Angela deve in realtà rivelargli un complotto ai suoi danni, finalizzato, secondo la ragazza, a un ricatto, e invece all'assassinio di entrambi, secondo la ricostruzione del commissario. Insomma, i due devono incontrarsi senza destare sospetti, quindi si vedono in macchina, di notte in un luogo isolato, simulando un incontro galante per sviare gli uomini di Sinagra che presumibilmente tengono sotto controllo la ragazza. A conclusione di questo insolito scambio di segnalazioni, dopo aver ringraziato educatamente la sua informatrice, Montalbano impiega la dotta formula sempre compos sui, dice appunto distaccato sì, ma sempre cortesi, il commissario Montalbano, sempre compos sui, che in realtà nasce come le altre in maniera estemporanea, ma risulta a tal punto decontestualizzata, vista anche appunto la situazione un po' così scabrosa, da suscitare in Montalbano stesso una reazione di disappunto, e che appunto leggiamo nella, tra parentesi, e questa è la iunctura ovviamente meno colloquiale, che rinvia a un registro più tecnico proprio del linguaggio giuridico, dove viene utilizzata per indicare una persona in pieno possesso delle proprie facoltà mentali e che possiede il pieno controllo di sé e delle proprie azioni, usata anche nella forma negativa per indicare la cosiddetta mancanza di capacità di intendere e di volere. Dunque un'espressione che in realtà rientra in pieno nelle competenze linguistico-professionali del commissario. La quarta occorrenza invece è un'espressione vulgata, entrata a pieno titolo, diciamo, nel linguaggio colloquiale, in cui l'aspetto latino risulta addirittura ormai sbiadito. E Montalbano, proprio mentre appunto sta spiegando a Mimì e Augello alcuni passaggi importanti, nodali dell'inchiesta, a un certo punto si sofferma sull'importanza della puntualità lessicale, rimproverando tra l'altro Mimì che l'ha interrotto correggendolo erroneamente e sottolineando la sua superiorità invece culturale. Mimì, io italiano lo saccio perché leggo libri, tu invece sei ignoranti come una pecora e confondi una parola con un'altra, ho detto differenza e non coincidenza. A questo punto, alla replica di Augello, incomprensibile, e qual è sta cosa che è? E Montalbano, sempre più indispettito, lo etichetta catarelliano ad honorem, accumulandolo così alla gente Catarella, noto storpiatore di nomi propri e dello stesso dialetto siciliano, l'unica forma di espressione di cui appunto Catarella sia capace. In questo caso la formula tanto più risulta, diciamo, la formula di natura giuridico-accademica risulta tanto più
convincente perché ne rappresenta il rovesciamento parodistico, una sorta, diciamo così, di ossimoro ottenuto tramite l'affiancamento del termine altisonante, diciamo di natura accademica, ad honorem, al personaggio che più di tutti ne rappresenta la negazione. Proprio la menzione di Catarella ci, diciamo, ci porta all'altro romanzo, Una lama di luce, del 2012. E, dunque, in cui si intrecciano delle indagini appunto parallele che vanno da una rapina a mano armata con violenza carnale, un giro di opere d'arte rubate e un traffico d'armi sventato nelle campagne di Vigata. E qui Camilleri usa il latino in maniera straniante e surreale, perché a parlare latino e ad usare, diciamo così, eloquio latino è proprio l'agente Catarella, il personaggio quindi meno acculturato e dal tratteggio più macchiettistico di tutto il commissario di Vigata. La prima apparizione di Catarella in questa inedita veste di latinista è all'inizio, all'esordio del romanzo, durante una conversazione telefonica che interrompe la doccia mattutina di Montalbano. Quando Montalbano risponde al telefono, sente: pronti dottori, Catarella sum. Strammò, quindi si meravigliò. Catarella parlava in latino? Che stava capitando all'universo? La fine del mondo era vicina? Di sicuro non aveva sentito buono. Che dicisti? Catarella sogno, dottori. Respirò sollevato, aveva mal sentito. L'universo tornò nell'ordine. È del tutto evidente che in questa prima occorrenza l'equivoco è reso possibile dalla contiguità appunto fonica, sum, sugno, appunto tra la forma appunto del latina e del e siciliana, diciamo del dialetto, appunto del verbo essere. E la seconda circostanza si verifica poco dopo, quando in una, appunto Montalbano si reca in una campagna desolata per risolvere il mistero di un tabuto, di una cassa da morto abbandonata e segnalata e scoperta dal proprietario del terreno, tal Annibale Lo Coco. Quando Montalbano ordina per l'appunto a Catarella, che è lì con lui nelle campagne di appunto di Vigata, di scoperchiare la bara per verificare appunto il contenuto, è lì che appunto Catarella si esprime ancora una volta con un fraseggio latino. Iam fetet, disse rivolto al commissario. Montalbano fece un salto indietro sbalorduto. Allora era vero, non si era sbagliato. Catarella parlava in latino. Che dicisti? Dissi che già fede. E naturalmente anche in questo caso si innesca una gag identica alla precedente nella struttura, in linea con la più consolidata tradizione degli equivoci verbali, che prevede l'immediata smentita della frase latina da parte del personaggio e la rettifica nella forma dialettale pressoché coincidente, appunto iam fetet, già fete. Alla reazione spazientita del commissario, che esplodì facendo una gran vociata, segue la terza esternazione di Catarella, il quale, disperato appunto per le ingiuste accuse del commissario, passa a lamentarsi alla maniera dei classici: Home miserum, home infelicem, inaspettatamente imitato anche da Lo Coco, che si allinea alla lamentazione catarelliana pronunciando una sentenza dall'amaro tono filosofico: mala tempora currunt. Naturalmente a questo punto Montalbano rimane agghiacciato dallo spavento, ci si metteva magari Lo Coco col latino, era tornato un re nel tempo e non si ne era adunato, allora com'è che erano vestuti moderni e non avevano né la tunica né la toga? Ora, solo alla fine di tutta questa lunga sequenza, che poi appunto prosegue con altri, tra l'altro, ricezioni di motivi latini molto interessanti, e si scoprirà che si tratta di un sogno, quindi si tratta di una visione onirica.
Allora, a questo punto, però, solo per, per quanto riguarda questo romanzo, Una lama di luce, si può, diciamo, suggerire che nella strategia comunicativa di Camilleri il latino assume una duplice funzione. Da una parte, sottolineare appunto lo scollamento tra la dimensione reale e la dimensione onirica, e dall'altro consolidare nel lettore l'immedesimazione con il protagonista, di cui condivide sorpresa e disorientamento. Che a parlare in latino, insomma, sia un personaggio goffo, sistematicamente caratterizzato da problemi espressivi, oltre che motori, non può che suscitare nel lettore, infatti, un effetto perturbante, come di fronte a un elemento che altera inaspettatamente una realtà familiare. Catarella, il suo doppio latineggiante, insomma, non possono essere concepibili se non nella dimensione onirica. Il ritorno all'ordine è sancito da un breve e divertentissimo dialogo che chiude il primo capitolo e la sezione onirica, con il quale Camilleri argutamente reitera il gioco delle illusioni attraverso la riproposizione del meccanismo del fraintendimento. Perché quando Montalbano chiede a Catarella: ma tu la conosci un latino? Certamente, dottori, risponde Catarella. E Montalbano rimane meravigliato: l'hai studiato? Studiato propriamente non si, ma ci posso dire che la conosco bene. Me lo presentò un vicino di casa, Macu, al ragioniere Vincenzo Camastra, chiamato un latino. Il sorriso tornò sulle labbra del commissario, meglio così. Tutto rientrava nella normalità e con il commissario Montalbano ovviamente si rasserena anche il lettore e il pubblico. Ora, tra l'altro, ecco, Montalbano poi già aveva anticipato, perché era umanamente impossibile che Catarella si metteva a parlare in latino, quindi diciamo il Catarella latinista era proprio un proponente. Ora, l'impressione generale che si ricava da questa appunto condotta linguistica è che sia la chiara reminiscenza di memorie appunto scolastiche che affiorano istintivamente nelle loro già debitamente acculturato, come dicevamo, del personaggio. E non è escluso che tali riecheggiamenti di sapore scolastico siano imputabili da una parte al tratto senile di Montalbano che ne contraddistingue atteggiamenti e opinioni, collocandolo in quella frase, in quella fase esistenziale in cui si è più inclini ad abbandonarsi alle memorie della prima giovinezza. Alternativamente si potrebbe ipotizzare che si tratti invece di una sorta di emancipazione linguistica. Montalbano, nella piena maturità e ormai alle soglie della senectus, può persino permettersi di parlare latino. Dunque, faccio soltanto un breve accenno all'ultimo romanzo, mi pare doveroso ricordare Riccardino, l'ultimo romanzo, tra l'altro pubblicato postumo nel 2020, a un anno di distanza dalla scomparsa di Camilleri, che in realtà vede due redazioni, una composta tra il 2004 e il 2005, la seconda nel 2016, in cui però Camilleri non è intervenuto tanto sulla struttura narratologica quanto soprattutto sul piano linguistico, passando appunto da questa sorta di impasto italo-siculo di origini familiari al vigatese propriamente detto, cioè a una lingua di invenzione. E in questo caso, il Riccardino, il ricorso al latino diventa appunto soltanto una riproposizione di formule proverbiali o di sintagmi molto brevi entrati nel linguaggio comune. Ve ne ho selezionato solo uno, forse quello più diciamo caratterizzante, perché questo il segnale, cioè il latino diventa il segnale della cialtroneria di certo linguaggio giornalistico d'accanto, non a caso impersonato appunto dal cronista di Televigata, che l'emittente disprezzata appunto da Montalbano perché appunto sospettata di collusione con la mafia locale.
E in questo caso il ricorso a una corriva formuletta latina raffigura un penoso tentativo di innalzare il livello della comunicazione con l'ostentazione di poche parole, anche solo sommariamente orecchiate, destinate per giunta a veicolare un messaggio fasullo e adulterato. Così il giornalista televisivo conclude la lunga serie di pretestuose argomentazioni scagliate contro il commissario di Vigata. Dice, in un paese si sussurrava ormai che il movente dell'omicidio fosse passionale e che i reiterati no comment dell'avvocato tutto sommato non facevano che confermare la vox populi. Dissi proprio a così, vox populi. E a questa esternazione fa eco poco dopo l'arguta replica di Montalbano, che sottolinea l'insensatezza di un uso piatto e acritico del motto latino, utilizzando a sua volta un formulario entrato ormai nell'uso comune. Arripigliò a scrivere il rapporto ad hoc, ad personam, tanto per stare in linea col latino del giornalista televisivo. Ora, probabilmente non è casuale, e terminerei così, che il ricorso all'immaginario latino sia concentrato in un arco temporale ben preciso, che coincide approssimativamente con il primo decennio degli anni 2000 e con il traguardo degli 80 anni di Camilleri, quasi che l'imprinting classico di memoria scolastica venga attraversato dall'autore al suo alter ego, al suo personaggio alter ego, con estro temporaneo, per poi gradualmente affievolirsi e scomparire. Il Montalbano amaramente disincantato degli ultimi romanzi, poco incline a comportamenti autocompiaciuti, accantona infatti la sua antica predilezione e torna definitivamente alla concretezza e alla asciuttezza autoctona del vigatese. Grazie. Precisa come un sì, effettivamente. Bene, allora. Purtroppo c'è una notizia da. Sì, adesso un attimo, che il professor Nobili intanto ha tenuto dei collegamenti, quindi ora ci annunzia. Sì, purtroppo non è una notizia piacevole, però c'è un rimedio. Il professor Bologna, per un problema tecnico, adesso non può fare la sua relazione, però ha promesso che ci fornirà una registrazione perfettamente equipollente alla lezione di oggi, che verrà caricata veramente fra pochissimi giorni nel nostro canale YouTube, e quindi potremo ascoltare la sua lezione su Inoculus, cioè sulla traduzione latina del romanzo di Collodi e traduzioni in vari dialetti antichi e moderni. In compenso possiamo recuperare l'indirizzo di saluto del presidente nazionale dell'AICC, Mario Capasso, se riesce a entrare nella riunione. Vediamo un attimo. Ok, è entrato. Sei presente, Mario? È tra i partecipanti, aspettate un attimo. Ecco. No. Chiedigli, cioè lui c'è, quindi chiedigli di parlare. Prego Mario. Bene. Ecco il professore. Ecco il professor Mario Capasso, presidente nazionale dell'AICC. Grazie Mario di essere con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Prego, prego. Mi dai la parola, Mario? Sì, ti do la parola, perché siamo invece di aprire chiudi, che forse è anche meglio. Prego. Sì, sono particolarmente onorato di chiudere questa manifestazione organizzata dalla delegazione di Roma, della nostra associazione, che so ha avuto un grande successo. Ma la giornata mondiale della lingua latina che ha avuto successo. Davvero, quando ho istituito questa giornata, speravo che avesse
un certo riscontro. In realtà poi il risultato è andato al di là di ogni rosea aspettativa e ho calcolato che tra ieri e oggi non meno di 7.000 persone hanno partecipato alle varie manifestazioni. Quindi sono particolarmente, direi, contento, ecco, di questo grande successo. Addirittura so che le piattaforme sono state prese d'assalto e purtroppo parecchie persone in certi casi non sono riuscite a collegarsi. Ora dico questo, che può darsi che gli studi classici in Italia vivano una fase, diciamo, di crisi, però va detto che il successo di questa giornata mondiale della lingua latina e anche quello della giornata mondiale della lingua greca che si è svolta a febbraio, in realtà ecco, questo successo cosa dimostra? Dimostra che in Italia c'è tanta voglia di cultura classica. Ecco, mi dispiace di non aver potuto per motivi personali aprire questa mattina i lavori, ma diciamo se mi date adesso questa possibilità di chiuderli io sono particolarmente contento e vi ringrazio. Bene, grazie. Grazie molte al grazie a Mario Capasso. Grazie a Mario Capasso e adesso do ancora la parola a Marcello Nobili per alcune indicazioni conclusive. Inutile ripetere la lista infinita degli amici, soprattutto amici, sono tutti amici, che vorrei ringraziare per la discreta riuscita di queste due giornate. In realtà si chiama la giornata, ma alla fine siamo arrivati al pomeriggio del sabato. Invece voglio anche rassicurare anche gli studenti e i colleghi che non sono riusciti a seguire adeguatamente i lavori di oggi per una lunga casistica di motivi. Non solo tutti gli interventi saranno presto messi nel canale YouTube, ma logicamente chi si è prenotato per entrambe le giornate e non ha potuto adeguatamente frequentare non avrà alcun problema ad ottenere il benedetto attestato di partecipazione. Insomma, ho ricevuto delle email un po' preoccupate, ho seguito solo 2/3 dei lavori. Beh, 2/3 non è poco, insomma, non c'è assolutamente alcun problema. La metà è più del tutto. A volte è meglio la metà del tutto, un po' callimachea, no? Questa formulazione. E soltanto dateci un po' di tempo, perché complessivamente gli attestati ne dobbiamo fare 700-800, alcuni saranno cumulativi per tutti gli alunni, diciamo li facciamo per gruppi, ma anche semplicemente dividendo per gruppi, aggiungendo i docenti, arriviamo a 300 attestati, 300 email da inviare e fondamentalmente siamo in due a fare questo lavoro, quindi datemi qualche giorno perché io domani dormo. Ringrazio tutti e arrivederci all'anno prossimo. E professor Capasso, si fa la prossima giornata del latino, quella del 2022? Assolutamente sì, già stiamo pensando all'argomento. Quest'anno l'argomento era il latino lingua viva, abbiamo già qualche proposto sul punto della prossima, la seconda edizione. In quale periodo? Quali giorni? È fisso il periodo, è il primo venerdì del mese di aprile, sempre. Purtroppo questa volta il primo venerdì era il venerdì santo, quindi non era il caso. Abbiamo spostato al 9 aprile, ma quindi torneremo al primo venerdì di aprile. Adesso non so quando capita, ma il primo venerdì di aprile, sì, ma avevo già anticipato. Allora, veramente grazie a tutti, poniamo fine a questa lunga mattina. Il nostro ospite dirà l'ultima frase e poi veramente chiudiamo e sono molto contento. Ma l'ultima frase non può che essere un invito a tutti, ad maiora. Va bene. Arrivederci. Bene, allora possiamo.